perfetto. Allora, senti, co come stai? Me l'hai già detto offline, tutto bene, ti vedo Una pacchia, super benissimo. felice. Poi, periodo natalizio, com'è da voi il tempo, piuttosto? Fa freddo, a parte queste ultime giornate dove c'è stato un bel sole, ma accompagnato da temperature molto rigide, poi qui un'umidità Ah, fantastico. massacrante, come gli anziani al bar, ci ritroviamo a parlare ogni giorno di quanto sia umido, di quanto faccia freddo, però bene, bene, tutto a posto, tutto ok, tutto benissimo. Fantastico, fantastico. Senti, allora, i ragazzi, come ti dicevo, ci hanno sfondato di domande, cioè veramente non ho mai ricevute così tanto, infatti ti obbligherò a fare anche altri podcast, perché poi, bene o male, io e te, anche se non abbiamo mai parlato, fatto chiacchierate, eccetera, siamo sempre andati un po' sulla stessa lunghezza d'onda, perché bene o male sei un pazzo furioso come me in palestra, e... Totalmente folle, fuori di testa. Impostazione e crescita in ambienti massaroniani, possiamo dire, Sì. quindi l'impronta, bene o male, è anche quella, che c'è qualcosa che ci ha deviato sin dall'inizio, no? Ci ha messo quel tarlo I folle. deviati che ci hanno deviato, esattamente. Esatto. Quindi di tanto si può parlare. Allora, volevo chiederti come prima cosa, quest'ultima tua esperienza agonistica. Ho visto un bel prima dopo, che hai condiviso. E mi è piaciuto molto il fatto che facevi le comparazioni di tutti i punti destra, sinistra, e poi sia destra che sinistra dicevi niente foot focus. Quindi questo aspetto né da una parte né dall'altra. Però c'è ovviamente un approccio differente all'alimentazione, però non c'era questo aspetto di foot focus, magari. Quindi sì, di quest'ultima competizione, magari anche rispetto alle altre, alla tua esperienza, a tutte le competizioni che hai fatto. Io non ti introduco, Matt, perché insomma sei ben conosciuto da tutti quanti. Quindi Faccio giusto un breve recap in ambito, visto che esatto. ormai la prima esperienza agonistica ormai risale a tanto tempo fa. Io gareggiai accompagnando un amico dell'epoca, il mio compagno di allenamento. Lui aveva già gareggiato l'anno prima. Ho detto: ma sai che ti dico, caro Roberto, l'anno prossimo ti accompagno in questa competizione. Ed era il One Way Fitness, non so se c'è ancora, tra l'altro ha cambiato nome, Sì. comunque è una competizione che ha il suo peso nel Sì. centro Italia per quanto riguarda le selezioni campionati nazionali e FBP. Ho detto l'anno prossimo ti accompagno in quell'esperienza lì. E è nato tutto un po' per gioco, no? Per mettersi un po' alla prova, perché avevo visto lui l'anno precedente, ho detto caspita, fantastico, che fisicità, tutto il resto. All'epoca ero anche abbastanza ingenuo sotto tanti punti di vista, però avevo dei livelli di autostima buoni, nel senso che mi vedevo grosso, forte, quando in verità ero soltanto grasso parecchio, però mi allenavo in palestra, spingevo, mi allenavo in un contesto molto tranquillo, quindi ero quello che spingeva di più, quello che alzava più cariche, e questo aveva tanto giovato alla mia autostima. Quando poi alla fine fu un percorso particolarmente ostico, duro, con un risultato finale che per me era del tutto nuovo, incredibile, però ben lontano da quelli che erano degli standard competitivi, soprattutto per quanto riguarda quell'ambito federativo. Poi, acquisendo consapevolezza negli anni successivi, mi lanciai in IMBB principalmente, e quest'anno, dopo 3 anni e più di stop, non stop dagli allenamenti, ma stop dal circuito agonistico, diciamo così, da queste avventure sui palchi, mi ci sono ritrovato sopra, lo dico così perché non è stato un anno veramente molto impegnativo, sia in positivo che non, e non nulla di preventivato alla fin fine. Ho deciso veramente qualche settimana prima, i ragazzi che ho accompagnato nemmeno sapevano che poi alla fine sarei salito sul palco, non lo sapevo nemmeno io. E di conseguenza tutto l'iter che mi ha portato fino sul palco è stato probabilmente non strutturato come le precedenti esperienze agonistiche, perché mi dicevo, insomma, ma se non devo salire sul palco, perché entrare in quel mindset che porta comunque tanto impegno, tante privazioni in determinati contesti, se poi non devo salire, non devo fare? Quando alla fin fine
Sarà proprio perché è stato un anno molto impegnativo, molto duro, che ho preso l'allenamento e tutto ciò che riguarda il bodybuilding in una maniera differente, un po' come se fosse una vera e propria valvola di sfogo. Io riconosco il valore della disciplina, il valore dell'allenamento sotto questo punto di vista, ma non deve diventare unicamente una cosa del genere. Quindi ho Certo. bypassato inizialmente quella fase, poi me la sono goduta fino alla fine, me la sono goduta veramente. Diciamo che l'unica stanchezza, il carico da 90 ce l'ha messo la seconda, la terza, l'ultima competizione. Perché una volta fatta la prima data ho detto: ah, ma caspita, ma allora sono salito sul palco veramente. Adesso però ci sono le altre da fare. E quindi quell'aspetto mentale e psicologico ha cominciato a gravare, però no, se devo essere proprio sincero, è stata una bella esperienza ed è stata quella che meno mi è pesata rispetto a tutte le altre, quella che mi ha portato anche ai risultati più importanti. Sono stato molto molto felice di quest'anno. Ottimo, ottimo. Senti, come ti dicevo, mi è piaciuto molto il prima dopo che hai postato su Instagram, che adesso faccio vedere ai ragazzi. Hai messo un prima dopo in cui, tu non lo puoi vedere, aspetta che lo riprendo, eccolo qua. In questo post hai scritto tutte le comparazioni tra destra e sinistra, no? Quindi fase di off-season, fase di cut, e qua c'è il... A sinistra nessun food focus, in fase di bulk, nella necessità di dover rinunciare a un invito a cena pancia piena. A destra nessun food focus, ma l'immenso piacere di mettere sotto i denti qualcosa di più, senza ricerca di sapori differenti, eccetera. Quindi, visto che io appunto ho iniziato con questo discorso dell'intuitive eating, o semplicemente il discorso di allontanarmi nella fase di off-season semplicemente dalla bilancia, e volevo Sì. condividessi anche questo tuo aspetto, come hai impostato. Ormai da diversi anni mi hai detto il discorso alimentare. Sì. Io credo che, Ludovico, il più grande problema di tutto questo discorso che è nato attorno all'intuitive eating, perché si va sempre per cicli, si va sempre per mode Esatto. e tutto il resto, amplificate logicamente poi dalla portata dei social e di chi li utilizza. Il problema di questo intuitive eating, se è proprio intuitive, cioè quella parola che ha a che fare con intuitivo, come se fosse qualcosa di casuale, nel senso mi sveglio la mattina invece dell'avena, mi mangio il cornetto o così via, non è propriamente così. Probabilmente se avessimo trovato un nome differente per descrivere un approccio del genere, sarebbe stato oggetto di riflessioni maggiori. Credo il problema sia proprio relativo Sì. all'intuitivo, come se fosse un qualcosa così campato in aria, quando poi alla fine è qualcosa che c'è sempre stato, perché MyFitnessPal, FatSecret sono applicazioni che io ho cominciato a utilizzare molto tardi, quando già avevo cominciato a masticare anche di agonismo, non solo di palestra, perché comunque ci sono persone che ottengono grandissimi risultati mangiando anche in maniera un pochettino casuale, intuitiva sotto il punto di vista meno logico. Perché? Perché si allenano, perché ci danno dentro, eccetera, eccetera. E come si faceva una volta? L'approccio era differente, non c'era il calcolo dei macros, e tuttora io ho tanti, tanti amici che competono, alla domanda: ma quante calorie stai? Non lo so, ma sotto quel punto di vista c'era un differente modo di conteggiare ciò che si mangiava, quindi magari degli alimenti un pochettino più ristretti per quanto riguarda la scelta, delle porzioni dei singoli alimenti che vengono logicamente conteggiate, però quello che conta alla fin fine è ciò che si mangia e in che quantità si mangia. Poi siamo passati, come risposta contraria, come sempre succede, a un'idea di dieta flessibile che a mio parere ha un valore importante, a patto che la flessibilità non venga confusa, un po' come il termine intuitivo, con un mangio quello che mi pare e via. Perché sì, in un processo di dimagrimento o di aumento di peso è la quantità di calorie è quella che conta, però questo magari può interessare solo chi vuole perdere peso, mettere peso, chi fa Esatto. culturismo, chi fa bodybuilding, cerca nell'alimentazione qualcosina in più, dovrebbe cercarlo, senza contare che poi
ci sono degli aspetti che vanno al di là del mettere o perdere peso, che sono relativi alla salute e a tutto il resto che dovrebbero essere assolutamente presi in considerazione. Quindi era un approccio per me non nuovo, in off-season non mi sono mai gestito con alcun tipo di calcolo calorico, ho soltanto dovuto cambiare un po' i miei parametri di riferimento per capire se tutto andasse bene, perché il solo specchio, per quanto possa essere poi veramente un grande riferimento, perché alla fine quando sali sul palco, una volta fatta la categoria, una volta pesato, una volta misurato in altezza, ciò che conta è la tua immagine, la tua esteriorità agli occhi dei giudici in relazione agli altri concorrenti. Sai benissimo che lo specchio riflette anche un po' quello che è il tuo status mentale. Quindi, il giorno prima stai da Dio, il giorno dopo fai schifo, non è cambiato niente. Cosa è cambiato? È cambiato qualcosina qua dentro. No? Non si può stravolgere una condizione da un giorno all'altro se non si fa nulla di eccezionale, però diciamo che lo specchio muta e distorce. Così come non ho utilizzato un intuitive eating basato sull'assenza di un conteggio calorico giornaliero, perché è una cosa molto intelligente che si può fare, invece che fare 1500 giorni consecutivi di accesso a MyFitnessPal, è utilizzare quella che è la propria base calorica per costruire una giornata tipo, ok, benissimo, faccio qualche alternativa e mi gestisco così da non Esatto. avere lo stress che poi io mi auguro che sia stata pensata con quell'idea, un'applicazione del genere o comunque il conteggio calorico dovrebbe assecondare uno stile di vita, basato sulla facilitazione di alcuni processi piuttosto che rendere più complicati, più macchinosi. No, mi sono assecondato veramente tanto. C'è stata sicuramente una grandissima restrizione sulle fonti alimentari che però, Ludovic, te lo dico chiaramente, anche adesso che mangio di più, io mangio di più di quello che mangio sempre. Perché? Perché se una volta sentivo la necessità di attingere qui e lì, bello, 400 grammi di carboidrati, allora ci ficco dentro questo, ci ficco dentro quello. Però alla fin fine le basi della mia alimentazione sono sempre state quelle, sempre state quelle. Di conseguenza risulta anche molto più semplice capire il quanto se sai già il cosa. Capitava però che magari prima di un allenamento più impegnativo o dopo un allenamento particolarmente tassante o una serie di allenamenti particolarmente tassanti andassi a aumentare o diminuire in base alle necessità, in base alla forma, in base al peso corporeo anche, perché io l'ho utilizzato Esatto. tanto come parametro, quelle che erano le porzioni degli alimenti. Io davvero non ho praticamente mai utilizzato la bilancia, per pesare gli alimenti, anche perché molto spesso magari invece che cuocere il riso, quando i carboidrati erano comunque contenuti, utilizzavo le gallette, quindi avevo come riferimento la confezione di gallette, oppure se la confezione di pollo era da 400 grammi, ci uscivano pranzo e cena. Alla fin fine è tutto molto più semplice, a patto che capisco si abbia l'esperienza per poter valutare ciò che si fa, perché se io Assolutamente. avessi adottato una strategia del genere anni fa, probabilmente sarebbe stato un mezzo disastro, perché c'è chi riesce a gestirsi, ad ascoltarsi, e chi invece ancora è sordo in riferimento a quelli che sono i segnali del proprio corpo. C'è chi eccede. E c'è chi invece con la paura di porca miseria, io tra 3 mesi dovrò essere su un palco in mutande vicino ad altre persone che hanno affrontato un determinato percorso e dovrò essere giudicato per questo. Allora no, questo lo tiro via, magari quella Esatto. galletta la metto da parte, poi da un pacco di gallette diventano 3 gallette che vado a mangiare e quindi si innesca il processo opposto. È qualcosa di strettamente legato alla visione di se stessi, alla consapevolezza di se stessi, ai pregressi che si hanno, ai pregressi che si Assolutamente. hanno, perché un approccio più intuitivo, un approccio più calcolato, rischia di rimanere un po' vittima di quella che è la nostra storia sotto il punto di vista alimentare. Il bodybuilding, la cultura fisica, anzi, mi permetto di dire che forse ha una radice un po' più nobile,
dovrebbe essere una riappacificazione con se stessi, un coltivare se Assolutamente. stessi, un costruire se stessi, non un punto per andare a sfogare, perché sono tutte le problematiche che uno ha in relazione alla propria estetica, all'immagine di se stesso. A me, sinceramente parlando, della mia immagine, della mia esteriorità, mi è sempre importato relativamente poco. Non mi piace il mio fisico in gara, non mi piace molto spesso come un atleta natural appare sul palco. Cazzo, quanto mi piace quella sfida, l'arrivare a quel punto andando a calibrare ogni fatto. Così come in allenamento è bello, dietro c'è un qualcosa che non si vede poi, o se ne vede soltanto una piccola parte, ma che è veramente sfidante, che è veramente appassionante. Se mi dicessero, Matteo, guarda che da d'ora in poi tu non otterrai il minimo risultato, anzi, se continui ad allenarti, peggiorerai. E pazienza, non me ne importa assolutamente niente, continuerò a Questa farlo. è una cosa che si capisce poco. Io recentemente in un'intervista a Radio Popolare mi hanno chiesto questo e gli ho detto che secondo me la cultura fisica ha due filoni, chi lo fa per lo sport e chi lo fa per somatizzare in qualche modo aspetti anche che sono sia degli aspetti che vengono da un filone di DCA, quindi disturbi del comportamento alimentare, come se il bodybuilding fosse un qualcosa di salvifico, o comunque che riesce a dare una veste a un tuo disturbo e giustificarla all'esterno, della serie, no, ma perché io sono, faccio bodybuilding, io sono a dieta, io devo fare la gara, e là vedi persone che gareggiano in continuazione. E là purtroppo il discorso di MyFitnessPal su queste persone è proprio la ciliegia sulla torta che fa il macello, poi fa implodere tutto quanto. Però ci sono persone che lo fanno per lo sport, dove, sai come dice Arnold in Pumping Iron, che è come se tu stessi scolpendo una statua. La tua immagine, il tuo corpo è qualcosa che in realtà è quasi distante da te. Quando ti specchi, quando ti vedi, non è un qualcosa di tuo intimo, ah, perché così io appaio così. No, è il mio progetto, è come se fosse il mio progetto che sto curando. Quindi sì, come dici te, non ci, magari non ci si piace in off-season, non ci si piace sul palco, però ti piace tutto quello che coinvolge il aggiungere qualcosina. Magari non mi piaccio io Sì. direttamente a star così, magari non mi piace, però mi piace il processo, mi piace il mio progetto che sto curando, che sto coltivando. E là, se non ti piace questo, non devi fare bodybuilding perché è un qualcosa che ti distrugge dal mio punto di vista. Sì, diciamo che anche la nostra disciplina, poi aprendosi ai media, aprendosi ai social, ha regalato, ha dato un'immagine molto distorta di ciò che è, perché noi vediamo il risultato finale, vediamo l'atleta che sorride, vediamo le foto fatte ad arte, ah, che bello, però è logico che tutto quello che c'è dietro fino per arrivare a quel punto non si percepisce, che poi invece è la parte più bella, è la parte più bella. Ora ci sono persone che, avendo quei riferimenti, non riescono a maturare la giusta pazienza per godersi il processo, Quello è per quello che dico godersi il sempre. percorso, perché io voglio essere come lui, ma magari non ci sarai mai come lui, magari sarai molto meglio di lui, però non lo puoi sapere se non fai tutto ciò che c'è dietro. Assolutamente. Alla fin fine io mi ci rivedo molto, no? Tornando a quello che è stato il nostro trascorso, me lo vivo molto da nerd, il bodybuilding, me lo vivo molto da nei retroscena. Ok, è questo il bello, è questo veramente il Sì, sì, bello. sì, sì. Il bodybuilder, chi se la vive, chi vive il percorso è un po' un nerd, cioè Assolutamente. Devi. è Ma inevitabile, è sai bello anche questo. che c'è? Che noi parlavamo, diciamo, offline del discorso che veniamo un po' dallo stesso filone massaroniano, no? E la cosa, anche l'ambiente in cui cresci, le palestre in cui ti alleni. Io ho iniziato ad allenarmi, diciamo, seriamente in ottica culturismo al Cavaliere Nero. E là comunque tutte le persone, c'era un po' l'elite della Golden Era romana, e di media la cosa che passava è che tu, diciamo, la tua vita agonistica, c'hai questo exploit che va dai 35 ai 40 anni, vedi l'atleta e che devi aspettare per salire su un palco. Questo era un po' il messaggio che si faceva. Adesso invece vedi ventenni che passano come se fossero promesse, quindi il bodybuilding viene un po' visto come, sai, il calcio che dici, ah, la promessa a 19 anni, guarda come sta. E il problema è che quindi magari molti ragazzi che si sentono che hanno 23, 24, 27 anni, quel che è, si sentono come in rush, come se fossero in ritardo, perché si paragonano a queste giovani promesse. Quello che dici te, viene meno la pazienza, perché tu
non vedi, dici, oddio, ma non sono così, ma non sono così, ma io devo migliorare. Quindi non c'è la componente di pazienza, e automaticamente anche la cosa che io cerco di trasmettere è: godetevi ogni fase per quel che vi può portare. Quindi la fase di preparazione ti può portare tante cose. A me toglie tanto, perché a me toglie la gioia in sala sotto molti aspetti, per cui la vivo per quel che è. Però la fase di off-season, viceversa, per molte persone, quando vi vedete un po' cioppi, vi vedrete male. Cioè, però vi sta dando tanto anche, quindi riuscite ad avere pazienza e a godervi ogni fase per quel che vi regala, perché ogni fase ha un aspetto positivo che vi sta regalando. Concentratevi su quello, perché sennò si perde il senso. Adesso siamo, io credo, in un mondo, almeno sotto questo aspetto, molto giovane, cioè che appartiene ai giovani, che appartiene a chi utilizza i social, che appartiene a chi utilizza i media di divulgazione, e sta a loro, a noi, anche farne un buon utilizzo. Io, sotto questo aspetto, però, ripensandoci, no, tu hai avuto un inizio sotto quel punto di vista, per me è stato un proseguire. Perché ho iniziato in un contesto in verità molto povero di stimoli, estremamente povero di stimoli. Perché io mi allenavo in una palestrina qui in zona, io ho iniziato ad allenarmi, poi ho smesso, poi ho riniziato, poi ho smesso, ma perché l'idea non era quella di allenarsi per fare muscoli. Io ero grasso e dovevo perdere peso, ma dovevo perdere peso non per un mio obiettivo, perché mi sentivo a disagio con gli altri. Eppure il disagio con gli altri non era abbastanza da spingermi a cambiare. Perché? Stavo sempre per i cazzi miei. Ero un tipo che stava tranquillo, asociale al massimo. E parliamo di nerd, no? Una volta mi ricordavo come se tenevo un controller in mano, anzi era un'estensione di me stesso, adesso non mi ricordo più. Però non era abbastanza. Poi mi sono cominciato ad appassionare. Mi sono cominciato ad appassionare, ma non grazie a qualcuno, perché ho cominciato a vedere io, a vedermi cambiare, a vedere che effettivamente c'era qualcosa che si muoveva sotto quella ciccia, ma non ho avuto un riferimento in sala peso, non c'era nessuno, in un contesto veramente povero, c'erano gli anziani che si allenavano, c'era un contesto di riabilitazione più che altro, mi allenavo, la classica palestra che apriva alle 10 la mattina, chiudeva all'una, poi riapriva alle 3 del pomeriggio e chiudeva alle 9 la sera, per farti capire, quindi dopo scuola andavo lì e mi allenavo ed ero diventato paradossalmente io il riferimento in quella sala. Ma eravamo tre gatti, il quarto non c'era, il quarto ero io probabilmente. E non ho avuto quindi questo stimolo che è arrivato dopo, che è arrivato quando sono andato in università, quando ho conosciuto Filippo e ho avuto anche un confronto con altre persone che si allenavano. Io non avevo confronti, però un giorno in edicola, oltre a comprare il mio White Dwarf, dove c'erano tutti quanti gli aggiornamenti su Warhammer, i giochi da tavolo e tutto il resto, ho visto un numero di cultura fisica che ancora conservo. Mi allenicchiavo, già cominciavo a sfogliare. E quindi vedevo sti tizi palestrati e dicevo, ma però io mi vedo più grosso di questi qua, no? C'era la competizione, il resoconto, competizione agli MBB, vedevo sti fisici molto asciutti. Dicevo, questo non mi piace, ma io sono più grosso di loro, mi vedo più muscolare. Però ho cominciato a masticare qualcosina, ho detto, ma secondo me se gareggio questi qui poi gli do quattro piste, nell'inconsapevolezza totale, ma che molte persone hanno, perché se mettono i Sì, sì, fisici, sì, sì. magari i commenti che arrivano, io non me la posso prendere, perché sono stato così anch'io in passato. E la prima competizione l'ho fatta con quell'idea lì. Adesso vi faccio vedere io che cosa combino e tutto il resto. Quando poi è arrivata la massata tra capo e collo, ma non sei nessuno, maledetto, ma dove vuoi andare? Come si cambia? E quindi è stata un'esperienza veramente bella, un'esperienza vissuta dall'inconsapevolezza totale fino a caspita, a te, pesavi 88 kg. Sei arrivato a 68 kg in gara la prima volta e mi sa che non erano tutti i muscoli, per quanto tu fossi ottimista, c'era molto lavoro da fare e non eri nemmeno pronto. Quindi la prima competizione non era assolutamente, io non mi sono mai ritenuto pronto. Non sono un buon agonista, sicuramente perché non ho le caratteristiche per esprimermi appieno, però sicuramente ero molto distante da un canone competitivo, me ne sono accorto a mie spese. Ora io vedo che ci sono tante persone che conoscono, che sanno tutto di tutti, ma che peccano di esperienza. Cioè che queste cose le sanno, ma non le hanno mai vissute. Che ipoteticamente loro sanno come eccellere in quella, ma non ci sono mai passati in mezzo. E
quello invece è un anello di congiunzione veramente molto importante, al quale tutti devono arrivare se vogliono migliorare come atleti, come praticanti a 360 gradi. Certo. Ed è quell'anello che serve in ogni ambito della vita, che si tratti di ambito lavorativo. Io queste cose le saprei fare meglio di te, non è vero? In ambito, non so, in una relazione tra due persone, tante persone danno consigli, poi si trovano loro in quella circostanza. Che si fa? L'esperienza è veramente importante, molto importante. Assolutamente. Senti, ascolta, passando a parlare di allenamento, per dare un occhio anche a Sì. quell'aspetto, dimmi un po', perché tanto come mi alleno io qua sul canale lo sanno, eccetera. Fammi un po' godere, parlami un po' del tuo punto di vista. Ho visto che ultimamente stai lavorando su un discorso di progressivo overload. Sì, ho sempre lavorato in quel frangente. A me piace allenarmi duro, mi piace veramente tanto, mi piace veramente tanto. So che in alcuni frangenti dovrei uscire da questa zona di comfort, perché io dico sempre, spremersi, morire sotto i pesi non vuol dire necessariamente essere al di fuori della propria zona di comfort, perché anche spingersi a casa quel giorno di recupero, che era meglio starsene a casa piuttosto che andarsene in palestra, quello potrebbe essere un buon modo per migliorare, essere consapevoli di quando riposare e di quando invece darci dentro. Allenarsi sempre alla morte significa assecondarsi completamente, torniamo sempre a quelle inclinazioni personali che ognuno ha, che Esatto. purtroppo ci limitano tutti quanti. Però, per quanto riguarda questa preparazione, è stata un po' un frutto di idee folli, altrettanto folli, che sono nate un po' così per caso. Ne parlavo in una diretta che ho fatto tempo fa, ero andato ad un incontro organizzato. Avevo una docenza in Umbria, tornando, ho beccato un traffico assurdo all'uscita di Orte, che tanto lì sono sempre gli stessi, Me secondo lo me li pagano, ricordo, no? Per stare lì in lo fila sul ricordo figurante. bene. Sì. Dicevano stipendio, stanno lì, dicevo blocco il traffico. Proprio si E mettono, mentre no? Escono da sottoterra a una certa ora proprio lì. esatto. E mi mise ad ascoltare un podcast di Venturato, c'era lui che parlava. E parlava effettivamente, la cosa che mi ha colpito non era tanto il suo approccio tecnico all'allenamento, cioè che facesse quella mole assurda di lavoro, ma quello che ci stava dietro. Cioè il petto non cresce. Cazzo, non alleno 2 volte a settimana, lo alleno 3, lo alleno pure la domenica, lo alleno ogni volta, faccio di più, di più, di più. Noi sappiamo benissimo che di più non è meglio, il meglio è meglio. Quello che è meglio, non è di più, di meno, devi fare la cosa migliore per Esatto. migliorare. Però, caspita, mi ha colpito, ma ha colpito nel profondo. Porca vacca, ma questo stava tutti i santissimi giorni, 2 volte al giorno, ma faceva la fotosintesi praticamente, perché non arrivava nemmeno a mangiare. Ma io sto facendo abbastanza. Mi ha dato un calcio nel culo talmente forte che io la sera stessa, sono tornato a casa, ho cominciato a fare squat a corpo libero come un pazzo, così, perché sentivo la necessità di doverlo fare, un po' perché avevo mal di schiena dopo 72 ore passate nel traffico, un po' perché mi aveva caricato talmente tanto, e poi il giorno dopo sono andato in palestra e ho cominciato ad allenarmi. Io mi sono allenato tantissimo, mi sono allenato veramente come un pazzo, come un pazzo, come un pazzo. E se ti dovessi dire che i risultati che ho ottenuto quest'anno sono Scusa, Matteo, dovuti ti interrompo un a... attimo. Stai parlando questo della fase di preparazione o l'hai iniziato già in off-season? Ma io non c'avevo nessuna preparazione Ok, in atto. Totalmente così. Mi ero messo a mangiare un po' di meno. Basta, perché ho detto magari quest'estate vado al mare, sto tranquillo, sto rilassato, voglio vedermi un po' più in forma, perché erano 3 anni e mezzo che mangiavo e spingevo come un pazzo. Era un po' morbido, diciamo così, come è Certo. giusto che sia. Io voglio vedere un pochettino meglio, mi voglio alleggerire. E se dovessi dire che la preparazione di quest'anno, i risultati ottenuti quest'anno siano dovuti a un'attenzione maniacale sotto il punto di vista alimentare, all'integrazione alimentare, tra l'altro non ho utilizzato assolutamente niente, perché io purtroppo ho un iperfocus per alcune cose. Tante altre me le dimentico totalmente, cioè veramente, se io non ho
multivitaminico sul tavolo, il multivitaminico prendo una volta al mese, quando mi ricordo. Ma mi sono allenato un botto. Tutto quello che ho ottenuto quest'anno l'ho ottenuto attraverso l'allenamento. E l'ho ottenuto attraverso una tipologia di allenamento che era molto distante dal mio modo di allenarmi, tremendamente distante. L'altro giorno è venuto a trovarmi un ragazzo, siamo stati 2 ore sotto i pesi, 2 ore a fare gambe, ma abbiamo fatto 11 serie. 11 serie. E dietro ogni serie c'è un mondo. Io ho una visione estremamente ripetizione centrica. Sì, assolutamente. Non c'è la serie se non c'è la ripetizione. Ok. Ho detto, io adesso voglio vedere se sono in grado di uscire al di fuori della mia zona di comfort. Smetto di pensare alla ripetizione e comincio a pensare alla serie. Abbandono quell'idea di totale annichilimento che viene fuori dall'allenamento, comincio a fare un po' di più, sempre spronato da queste idee che mi frullavano in mente. Tanto ho detto, ma non devo di certo salire sul palco quest'anno, che mi importa? Io sperimento, io provo e mi sono allenato veramente un botto, mi sarò riposato, non so, una volta ogni 10 giorni, per dirti, facendo un qualcosa che... Allora, tu pensa, si mangia poco, le risorse sono limitate. A che pro spingersi con una frequenza di allenamento così elevata? A che pro spingersi con un volume di allenamento così alto? Tendenzialmente a livello logico bisognerebbe fare l'opposto, cioè quel poco che hai lo vai a ottimizzare, vai a fare qualcosa che veramente ti possa restituire qualcosa di economico, Certo. ok? Non fare economia di energia nel senso di risparmiarsi, ma di investirle bene, si vanno a fare degli investimenti. Io ho fatto il totale contrario e ci ho riflettuto a posteriori, cioè sono passato da 6-8 serie per il back a farne 60-70 settimane, cioè una cosa totalmente folle. Però alla fine ci ho riflettuto, sono arrivato alla fine e ci ho riflettuto. Perché io sono assolutamente consapevole del fatto che ognuno di noi abbia delle strade preferenziali per arrivare ad un obiettivo, che riguardano molto il nostro modo di allenarci. Io mi ricordo sempre Filippo, quando me ne parlava, no? Mi parlava di Mike Manzer, diceva, vabbè, lui era un tipo veramente incazzoso. E il modo in cui si allenava rifletteva molto la sua interiorità, lo stesso per quanto riguarda Esatto. l'ombre. Quindi c'è sempre, così come molti ragazzi fanno fatica a spremersi sotto i pesi, e per quanto si possa cercare di veicolare un messaggio, si va proprio contro quelle che sono le proprie inclinazioni, quindi va bene cercare, portare, far scoprire un mondo nuovo, però ci si deve anche rassegnare nel momento in cui si vede che quella potrebbe non essere la strada migliore, la più Assolutamente. veloce. E io ci ho riflettuto dopo, ho detto, è vero, caspita, che le risorse che avevo non erano molte, però contemporaneamente, pur allenandomi tanto e con un'estrema frequenza, c'era una prevalenza di stress metabolico, che tendenzialmente è quello meglio assimilabile. Non avevo uno stress meccanico, non avevo uno stress nervoso degno di nota. Ero sempre mentalmente lucido. Non mi Sì. capitava mai di alzarmi la mattina stanco. Io, Ludovino, non ho mai sentito fame in tutta la mia vita. Io non ho fame. Il senso d'appetito, quello che ti tiene sveglio la notte, io non ce l'ho. Io la notte dormo. Però accuso tanto, ed è stato uno dei fattori che più mi ha frenato dall'ultima competizione degli europei del 2018 a quest'anno, la stanchezza mentale. Cioè, io faccio un lavoro che è prettamente intellettuale. Io, quando mi Certo. metto al PC, quando parlo con le altre persone, quando stendo le programmazioni, quando faccio i protocolli, quando registro i check, devo stare lucido mentalmente. C'erano dei momenti in cui mi mettevo davanti al PC e dicevo, porca miseria, quest'anno non mi è successo, non mi è assolutamente mai successo. E benché mangiassi poco, mangiavo comunque di più degli anni precedenti, perché avevo una mole di lavoro Di output importante. maggiore. Nonostante le sessioni fossero estremamente voluminose, non mi occupavano tantissimo in durata, perché c'era un fattore di ansietà molto spinto. Non ho mai fatto cardio, mai fatto cardio. E continuavo a modularmi in una maniera molto morbida con l'alimentazione, molto morbida, andare a tagliare soprattutto poi.
per le British Final per me non è stato problematico, ho mangiato veramente poco in quel periodo perché non si passava dal classic al bodybuilding, il bodybuilding in un contesto molto, molto competitivo, quindi ho detto, caspita, qui devo andare a tagliare. E fino alla prima competizione, quindi al Grand Prix di Cesena con la WNBF, io mi sono comportato in questo modo. Una settimana prima cosa ho fatto? Ho cominciato a ridurre il volume di allenamento, ho cominciato ad alzare l'intensità e gradualmente dal 24 di settembre, da quando era, fino all'ultima competizione, fino al 1 novembre, ho ricominciato a coltivare i carichi, a testare le resistenze, perché è vero sì che mi aveva scavato tutto quel volume, però avevo perso anche le rotondità e tutto il resto perché ero veramente depleto. E contemporaneamente, poi, una volta iniziata l'off, mi sono ritrovato già a maneggiare dei carichi che erano importanti, con l'unica limitante del peso corporeo che si era abbassato un bel po'. Però ho detto: caspita, io mi sono fatto probabilmente non un percorso, anzi, non probabilmente, non ho fatto un percorso agonistico ottimizzato, però era un percorso agonistico che io ho deciso di intraprendere 3 settimane prima della prima gara, quindi è paradossale, per me sarebbe stato impossibile pensare a una cosa del genere anni fa. L'ho fatto senza stress, l'ho fatto divertendomi parecchio, avrò raggiunto quanto il 70% del potenziale, comunque mi è piaciuto particolarmente sia il risultato estetico, mi sono piaciuto per la prima volta dopo 30 anni, mi sono piaciuto e l'ho fatto senza levare tempo a tanti altri aspetti. Oh, Ci mica sta. male. Quale sarà il prossimo passo? Evitare di impazzire totalmente, ok, più razionale almeno sotto quel punto di vista, e vedere cosa succederà, perché io a me piace allenarmi tosto. Mi piace allenarmi pesante, è una cosa che allontanarmi troppo da quello per me è pesante, cioè non ce la faccio, non vado in palestra, non mi diverto, non c'è quel grindare, non c'è quel livello di effort elevato, non ci sono quei carichi che mi gradiscono e voglio continuare a fare quello, però voglio continuare a farlo godendomi il percorso. Se comincia a pesare, probabilmente non ne vale la pena. Io non sono un buon agonista anche sotto questo punto di vista, nel senso che non ho mai messo l'agonismo al primo posto. Perché? Come te. Perché è stupido. È Come te. stupido. Nel senso, ne parlavo con un amico che lui mi ha detto una cosa che potrà sembrare un'idiozia alla maggior parte di chi ci sentirà. Diceva: Anto, ma io quasi quasi la settimana prossima mi lancio, gareggio, che ci fa? Dato, sto in una forma più che buona. E lui mi ha fatto: ma che te frega, mica vai al Mister Olimpia. Che detto così può sembrare una banalità, però porca miseria, è vero. È vero, è così. Sì. Cioè, distruggersi per fare un regionale, ma anche per fare un campionato nazionale, anche per fare un'esperienza all'estero, nel momento in cui ti paghi il viaggio, ti paghi l'iscrizione, ti paghi il tesseramento, ti paghi. Cioè, c'è un dispendio di energie e economico importante, cioè, perché per apparire sui social? No, no, anche perché te lo dico, Ludo, il 90% dei ragazzi che seguono non ha ambizioni Agonistiche. agonistiche, non ha ambizioni agonistiche, e il rimanente 10% si è fatto con me la prima esperienza agonistica, quindi hanno iniziato, mi voglio allenare, non voglio gareggiare, mi voglio allenare, vediamo che succede. Certo. È questo, nel momento in cui invece fai vedere solo agonisti e agonismo, ti richiama un pubblico differente, un pubblico che a me non piace molto. Non Certo. piace, perché l'idea di agonismo è molto deviata, perlomeno in questo momento storico. È un apparire, è un cambiare l'immagine del profilo di Facebook, è necessariamente questa sigla federativa, perché mi Sì. devo Concordo. far vedere dagli altri. Io per me va bene tutto, però non Guarda, mi piace. io sono come te, infatti la cosa che mi rende un pessimo agonista è proprio il discorso del mio legame alla palestra, cioè se io non mi io ti posso reggere le ultime settimane a non divertirmi, però se io devo pensare di farmi 12-16 settimane in cui in palestra non mi diverto, ma faccio quello che va fatto per il palco, anche no, in tutta sincerità, e io ho difficoltà a frenarmi,
Questo è un mio link, cioè non ho proprio la percezione. Infatti, sono andato giù a Parma, abbiamo fatto 2 giorni proprio contati per salutare i miei, che non vedevamo da un anno e mezzo, e per incontrare sia Giuseppe che Gabriele Trapani. Mi sono allenato con Giuseppe, Zannotti, e lui mi ha detto, perché lui diceva, sai, e tu devi imparare a frenarti così. Poi ci siamo allenati insieme e mi ha detto, sai qual è il problema, Ludo? È che tu proprio godi a farti male, È godi. bello. Lo ricerco, è quello, è quello. In questo io ti capisco in pieno, nel senso che la difficoltà principale è, magari so che devo mettere un po' il freno a mano, però ho proprio difficoltà sia a metterlo, ma anche se accetto di metterlo, ho difficoltà a percepire quanto, perché a me già un minimo mi sembra tantissimo, cioè già frenarmi un minimo sembra veramente tanto. Quindi in questo mi ritrovo al 100%. Una cosa che ho fatto, per prepararmi al British Finance, in cui mi ritrovo, è stato un aumento di volume che quest'anno non mi hanno fatto fare, e mi sono trovato molto molto bene, molto molto bene. Quindi in questo mi ritrovo anche con te, nel senso tenere le calorie anche un filo più alte e aumentare tanto la mole e lavorare molto a livello metabolico. E l'anno scorso mi era piaciuto come impatto. Quindi volevo chiederti un po' come avevi impostato magari anche lo splittaggio, come che organizzavi l'allenamento, e soprattutto queste serie, questo Sì. volume che Ok, portavi era tutto spinto al cedimento? allora ho cominciato mantenendo una frequenza tutto sommato modesta, quindi facevo 3 giorni on e un giorno off. Poi con il tempo ho detto: ma lo sai, mi sta piacendo quello che sta venendo fuori, mi pesa starmene a casa, perché io, allora, l'allenamento è un piccolo momento di introspezione. Ok? È quel momento della giornata che io dedico a me stesso. E soprattutto quest'anno ne ho avuto tremendo bisogno. Una volta mi stavo sulle 3-4 volte a settimana perché dovevo trovare il posto per l'allenamento all'interno della settimana. Io quest'anno ho detto: non ce la faccio a rinunciare. Se voglio essere mentalmente lucido e mantenere l'ultimo barlume di lucidità che mi rimane, c'ho bisogno di allenarmi. Quindi da un push pull legs, rest, push pull legs, ho cominciato a fare un push pull legs, arms, quindi spinta, trazione, gambe, braccia. Quella giornata di braccia, logicamente, era un pretesto per andare in palestra, era un pretesto per stare tranquillo, per rilassarmi, per sforarmi, però in ottica di peso globale era molto poco impattante come Certo. sessione, ci mancherebbe altro. Logicamente, andando a aumentare di molto il volume, ma esponenzialmente, anche perché non c'è stato un cambiamento graduale. Io da quel giorno ho detto: domani stravolgo tutto. Ed così è stato. Ti dico, le prime sessioni uscivo dalla palestra che ero sudato fradicio, ma ho detto: ma mi sono allenato o non mi sono allenato? Non lo so, ancora non l'ho capito, perché era cambiato molto dell'allenamento. Io non potevo più andare a gestire dei tempi sotto tensione in una porzione eccentrica troppo dilatati. Non potevo più farmi 3 set di stacco, 2 set di stacco, un top set e un back off con 220 kg. Non lo potevo più fare, perché da lì a 4 giorni l'avrei dovuto rifare, oppure avrei dovuto organizzare una rotazione molto lunga. Perché il mio peso corporeo cominciava a scendere, perché altrimenti sarei andato ad impattare con quell'intensità di carico, con quell'effort su tutta la struttura dell'allenamento, che io volevo mantenere pura. Io ho detto: voglio mantenere questo approccio quanto più puro possibile, perché voglio raccogliere feedback. Mi alleno in una bella palestra, ho a disposizione tanti macchinari, e Visto. tanti macchinari ho utilizzato. La split di allenamento era per il 70-80% composta da Armour Strength, Arsenal. Comunque mi gestivo molto con l'ausilio di macchinari, riducendo anche molto il carico nervoso. Era una traiettoria pulita e su quella giocavo. E i recuperi erano veramente il tempo di alternarsi. Mi sono quasi sempre allenato con qualcuno quest'anno. Ha fatto veramente una gran bella differenza, perché allenarsi con un'altra persona può fare la differenza in positivo e in negativo a seconda di chi hai. Assolutamente. Ok, avevo un altro ragazzo che stavo preparando, anche lui avrebbe gareggiato, avremmo gareggiato insieme, quindi è stato fantastico affrontare questo percorso insieme. E inizialmente mi sono ritrovato a soffrire con dei carichi modesti per vederli poi salire
maniera molto importante anche con recuperi veramente brevi, sempre però mantenendo delle determinate attenzioni sul tempo sotto tensione della serie, senza estremizzare, non estremizzando il cedimento muscolare, perché ogni serie terminava nel momento in cui il peso non si spostava più. Ma non tentavo di spostare quel peso una volta in più, sapendo di non chiudere quella ripetizione. Perfetto, esatto. Perfetto. Io questa non la forzo, non mi faccio dare una mano, non vado a farmi 10 secondi di concentrica cercando di chiudere il ROM. Non fa niente, ne faccio un'altra poi. Ne faccio un'altra, ne faccio un'altra, ne faccio un'altra. E così è stato, magari la prima serie venivano fuori 15 colpi, nella quarta, quinta serie, io non ho mai fatto più di tre serie in vita mia, raramente. Pensare a un 4x8 mi metteva un'ansia, tuttora mi mette un'ansia mostruosa, già un 3x8 mi viene da sudare, però lì vedevo la sessione come un tutt'uno, cioè io devo chiudere questa quantità di lavoro e voglio provare a portarla un po' più su facendo un po' di più a livello di resistenza. È una cosa completamente folle per il mio modo di vedere l'allenamento, però l'ho voluta vivere come una follia. Quindi se la prima serie veniva fuori 15 ripetizioni, l'ultima ne venivano fuori 6-7, per Certo. dirti. C'era una perdita di lavoro, però nonostante la perdita di lavoro, alla fin fine ne cumulavo un botto. Quindi non era un tutto e subito, era un cumulare lavoro serie dopo serie, allenamento dopo allenamento. Ed era veramente molto bello. Poi tutto ciò richiedeva qualche attenzione per non ritrovarsi al secondo esercizio e non riuscire a muovere un carico. Quindi se c'era un esercizio di spinta come primo per il petto, ce n'era un secondo di apertura, poi si tornava a spingere e poi si Sì. tornava ad aprire. Lo stesso per quanto riguarda il lower. C'è una pressa, poi ci sarà un leg curl, poi ci sarà un hack squat, poi ci sarà una leg extension, cercando sempre di modulare anche lo stress sui sinergici e tutto quello che poi avrebbe portato al collasso Certo. eventuali esercizi posizionati in maniera consecutiva, in maniera un po' azzardata. E è stato veramente bello, veramente bello. Sei andato anche a ridurre logicamente il carico, quindi il range di lavoro all'inizio della sessione. Allora, il carico sui vari movimenti inteso come resistenza gestita è crollato a picco inizialmente per poi alzarsi in maniera importante. Ho tirato fuori veramente delle belle serie. Mi sono accorto però di una cosa, e me ne sono accorto immediatamente dopo aver ricominciato un attimino a entrare in questa fase di costruzione, di quanto effettivamente una volta costruiti i presupposti di forza su determinati movimenti, sia molto semplice tornare a gestire determinati carichi. Quando si parla di memoria muscolare, credo che di base ci sia un adattamento, cioè io non vado a maneggiare quella resistenza per la prima volta, non devo creare tutti quei presupposti, Sì. quelle strutture, quella parte contrattile strutturale da zero, io ce l'ho già, soltanto che è andata un po' a soffrirsi. Filippo me lo diceva sempre, che nel momento in cui coltivi la forza, ti perdi qualcosa sull'ipertrofia. Ed è vero se lo fai in maniera pura. Sì. Se la fai in maniera concomitante, o avrai un po' di più qui, o avrai un po' di più lì, ma non potrai mai eccellere in entrambe le parti. Sì. Guarda, faccio due discipline, Ludovico, faccio arti marziali e bodybuilding. Riesco a fare questo? Sì, ci riesci, però eccellere in un ambito o nell'altro spingerà il corpo ad adattamenti fisiologici che penderanno logicamente in base a quello che farai. È Esatto. normale, la moglie ubriaca, la botte piena non si può avere. Assolutamente. Però è stato veramente bello, me ne sono accorto nelle fasi avanzate, di quando effettivamente gestivo dei carichi importanti con dei recuperi molto brevi, con dei volumi di allenamento considerevoli. Ho detto, ma cazzo, fino adesso cosa ho fatto? Però no, perché un conto è chiudersi 10 ripetizioni in 40 secondi, un conto è chiudersi in 60 e 70 secondi, un conto è portare più attenzione al gesto, evitare l'inerzia o semplicemente a parità di tecnica andare a dilatare un po' il tempo delle negative, delle eccentriche, quindi creare più stress nella serie. Guarda, io l'esperienza che ho è che
alla base di tutto c'è molto un discorso di varietà. Cioè, alla fine ti rendi conto di come il variare e capire è un po' il discorso che ti facevo sulla fase di cut e di bulk. Cioè, ogni metodo, tra virgolette, che poi a me non piace parlare di metodo, però ogni stile, ecco, ogni stile di allenamento c'ha qualcosa che ti può portare, ti può dare un qualcosa. E la cosa importante nella gestione della periodizzazione in generale, la gestione della testa, è questo: che noi ci concentriamo sempre su quello che uno stile di allenamento ti dà in maniera diretta a livello di ipertrofia, cioè lavoro con un progressive overload, mi dà un certo risultato ipertrofico. Quindi all'inizio del mesociclo e alla fine del mesociclo, per dire sulle 8 ripetizioni di pressa, da che facevo X faccio X più 1. Però io non ho soltanto guadagnato tot di ipertrofia, ho anche guadagnato un X più 1 sulla pressa. Cioè io adesso carico di più sulla pressa, questo è un altro guadagno che non è un guadagno ipertrofico, ma è un qualcosa che il mio stile di allenamento mi ha dato. E questo qualcosa come lo posso rigiocare? Lo rigioco che magari quando vado a fare un lavoro più metabolico o un cluster set o qualcosa, ho più forza. E quindi da qua il passaggio, lo sbloccare la forza di cui tu parlavi, sì, poi se la metto da parte si sopisce in qualche modo, però ha un transfer molto importante su tutto il resto che io vado a fare quando cambio metodo, eccetera. E anche quello che hai fatto, un metodo che hai fatto tu, la gestione di maggior volume, tu hai avuto un certo riscontro fisico ipertrofico, ma in più hai avuto un guadagno di performance, cioè sei più condizionato sulla resistenza, sei più condizionato su quella, e te lo ritrovi probabilmente anche in questo approccio che sei tornato a fare di un progressivo overload, eccetera. Quindi Certo, questa è una certo. cosa che si sottovaluta sempre, cioè non guardare soltanto quello che. Ed è per questo che la periodizzazione deve essere e la programmazione deve essere seguire un filo logico, cioè non il chaos principle per cui vario a caso metodi, però costruisco in base a quello che mi ha dato la fase precedente, perché mi ha sbloccato qualcosa. Il classico, ho provato di tutto, ma non ho mai ottenuto niente, proprio perché ho provato di tutto. È quello il problema. Lo hai fatto probabilmente in un lasso troppo ridotto di tempo. Se lo avessi Esatto. dilatato, magari qualcosa in più sarebbe arrivato. Io credo che si ragioni troppo spesso con i paraocchi. Allora, io stesso ho una base solida, un nucleo razionale che mi permette di sentire te, di sentire lui, di sentire lei e dire sì, ma quello che sta dicendo non è corretto. Però nel momento in cui tu, lei, lui mi portano dei risultati, mi portano dei cambiamenti, mi portano qualcosa di concreto, io mi fermo e lo osservo. Cioè, se questa persona ha ottenuto questo cambiamento, e caspita, un motivo di base ci deve essere. Cosa mi sono perso? Io stesso ho fatto un percorso a ritroso, poi mi sono osservato e ho detto, ma sulla base logica, effettivamente quello che ho fatto ha funzionato. Non posso fare una comparazione e dire magari avrei ottenuto di più per Certo. questo. Questa è una cosa che non si può fare. Se io dico il volume funziona, l'intensità funziona, la prossima preparazione me la faccio con questo approccio. Sì, ma io sarò un anno più anziano, ci saranno dei contesti esterni differenti. Io dovrei dividermi in due, nello stesso contesto storico, con le stesse routine giornaliere e seguire due strade differenti per poter soppesare un risultato. Questo non si potrà fare mai, però bisogna avere la capacità di discernere, comprendere e capire. E butto lì la critica al logbook. Sì, ok, ma non è che tu all'infinito puoi aumentare i carichi, puoi aumentare le resistenze. A parte che è un discorso che aumentare i carichi, aumentare la resistenza, aumentare la forma, aumentare il rep goal, aumentare il tempo sotto tensione, ti occupa 20-30 anni della tua vita. Tra l'altro, non puoi Quindi all'infinito, però ti ritiri prima. Esatto. ci può stare, effettivamente non lo puoi fare all'infinito. Cioè, ma oggi ma faccio 100 kg di panca piana, tra 2 anni non è che ne faccio 300, no, tra 2 anni magari ne farai 120, però cazzo, cioè, è un Sì. incremento importante. Soprattutto se lo moltiplichi per il numero di serie, per il numero di ripetizioni, per il numero di Sì. sedute. Esatto. È così. Dice, ma troppo volume, ma troppo volume non va bene per una peri natural. Oh, si parla sempre di questa cosa qua. Cosa va bene per i natural, cosa va bene per gli Ma artificial? io da Ma io quello che ho che visto cazzo? non Ma va io mai che bene cazzo ne niente. so? Qualsiasi cosa è troppo non va Allora, bene. io Tanto che si possono concettualmente arreglare. ti posso dire, sì, probabilmente hai ragione,
Il troppo non va mai bene, però quant'è troppo? Cioè, io non Bravo. ti posso dire cosa significa allenarsi, cosa sia bene per un natural e cosa sia bene per un doped, perché mi manca il 50% o il 100% di tutta l'altra parte. Io ti posso Certo. dire, a livello logico, sulla base delle mie esperienze teoriche, aneddotiche e pratiche, cosa potrebbe essere bene per te se nel corso del tempo osservo i feedback che mi dai. Esatto. Ma non te so dire se in generale per un doped questo va bene, per un altro no. Ma no, non lo so, non lo so. No, questo non te lo so dire perché mi manca l'esperienza in quell'altro campo. Non, cioè, non, è inutile parlare di cose che non si conoscono. Così Assolutamente. come molti ragazzi giovani anche che hanno fatto un'esperienza nell'altro ambito, quindi che utilizzano amplificatori. Dicono no, ma per il natural e per il doped è tutto uguale, quando a loro manca tutta l'altra esperienza, Esatto, manca quella assolutamente. crescita, quel fondamento importante sotto l'altro punto di vista. È logico che mancandomi questa consapevolezza io ti dico, sono cresciuto così, per me il farmaco conta solo X, di conseguenza è questo quello che devi fare. Ma io queste cose non le so, non le so dire, non ti Certo. posso dire come si allena un natural, come si allena un doped, che ne so, non lo so, Ma lo vedi non sul lo ca so. è la cosa che manca sempre è. C'è comunque un fattore genetico che, è più, che ha la potenzialità di amplificare molto di più di qualsiasi altro farmaco. Cioè, se tu hai un talento genetico in termini proprio di sopportazione del volume, talento genetico in termini di sopportazione dell'intensità, un talento genetico in termini di sopportazione del carico, perché tu vedi gente che la metti sotto la panca e magari la prima volta comunque tentenna, forma di merda, eccetera, però ti Sì. solleva 100 kg, e gente che parte con il bilanciere vuoto e non riesce a mettere neanche 5-5. Cioè, quello è un discorso anche strutturale, un discorso genetico, quindi è sempre il feedback che ti dà la persona. E la cosa importante che si sottovaluta, noi comunque, quando prepariamo dei programmi, immagino tutti quanti, non vai a scrivere il peso che il ragazzo deve utilizzare per forza, cioè nel senso, magari c'è un logbook, magari c'è una cosa, però il programma di base glielo mandi, trova il carico in generale, non è che prendo un ragazzo che mi arriva, allora qua mi fai 200 kg di pressa, 300, eccetera. Per cui alla fine, sai, io dico sempre, la scheda è una cosa, cioè la scheda non è, il programma di allenamento non è quello che leggi nero su bianco, è quello che tu mi fai in sala. E ci può essere un abisso tra le due cose. Io posso dare una scheda a un ragazzo, la stessa scheda a un ragazzo a un altro, e ricevere due feedback completamente opposti. Come anche posso dare la stessa scheda a un natural e un enhanced e ricevere un feedback identico. Mi ha tartassato tot. Il protocollo personalizzato esiste? Non esiste? Se io sto iniziando una nuova collaborazione con un nuovo ragazzo, con un nuovo atleta, quello che sia, la personalizzazione può rispondere magari a delle problematiche fisiche, articolari, traumatiche che ha. Il resto sottostà a quelle che sono le mie esperienze aneddotiche, pratiche, teoriche, e la personalizzazione vera. Quella vera ce la posso avere in corso d'opera o per una persona Certo. che seguo da tanto tempo, che ho cominciato a comprendere, che ho cominciato a capire, che mi ha dato dei feedback. Quello che facciamo noi non è fare la scheda d'allenamento, perché se uno vuole la migliore scheda d'allenamento, prende le schede d'allenamento dei migliori. Io vado, tac, 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 Ronnie Coleman, allenamento, lo scarico. Ma non è che nel momento in cui pigio sulla stampante viene fuori il foglio, lo prendo e c'ho un braccio da 60 centimetri. No, ognuno di noi ha un modo di esprimersi sotto carico, ha delle possibilità che sono differenti, che rispondono a fattori extra palestra, e sulla base di quelli si deve ottimizzare, si deve limitare l'errore, si deve andare a perfezionare in corso d'opera. E volume, intensità, cedimento o buffer, anche questa è un'altra bella tematica. Io condivido unicamente la massima espressione sotto i pesi, la massima espressione per uno che non sa muovere un bilanciere sulla panca piana, e fare una buona panca piana, non rimanere sotto il bilanciere, e avere una massima espressione sotto il punto di vista tecnico. Per un Certo. atleta avanzato, la massima espressione potrebbe essere, per un over, non caricare tutti i dischi sul bilanciere, ma essere, rendere al massimo con una resistenza che gli permetta un determinato range di lavoro. Beh, si potrebbe veramente parlare
anzi, si dovrebbe parlare tanto di queste cose, perché abbiamo parlato prima di quell'anello di congiunzione. Molti lo trovano dove? Su video di YouTube, su quello che si allena, su quello che ha scritto. Oh, Matteo, ho sentito questo che ha detto questo. Ok, va bene, ci sta. Ognuno di noi ha un'idea differente ed è giusto così, perché ognuno di noi ha un trascorso, un approccio al lavoro differente. Ma tu che ne pensi? Non venire a me a chiedere a me cosa ne penso, perché io te lo dico, però prima mi devi dire cosa ne pensi tu. Ah, questo possiamo mi sfondi un muro aperto. Io la cosa che dico sempre, ormai Potrebbe siamo parlare tanto. in un periodo in cui la cultura è una cultura indotta e non dedotta. Cioè, a me Vero. pure, cioè, la stessa cosa che dici te, vengono, che ne pensi di quest'altro, che ne pensi di questo, questo ha detto questo. Sì. Cioè, nel senso, io sto dicendo una cosa, tu prendi un'altra persona che dice l'altra. Uno, che cosa vuoi che ti dica? Che, cioè, io sono della mia opinione, cioè non è che c'ho tanto da dirti, eccetera. Però perché non provi a ragionare? Cioè, perché aspetti che io ti dica no, non è vero quello che dice l'altra persona per questo e questo motivo? Perché Cioè, manca le insicurezze, manca quell'anello di congiunzione, manca non l'esperienza c'è la e capacità di ragionare. Cioè, capito? ma Il mondo dei social è questo. Nel senso, io, se io seguo Matteo e mi piace Matteo come atleta e mi piace quello che dice, e quindi lui in qualche modo rappresenta la mia comfort zone, che tra parentesi, se Matteo si mette a fare altro, io entro nel panico. Io aspetto qualsiasi altra cosa che mi me la scombussola, voglio chiedo. tenere Sì, stretta. vado da Matteo e Matteo mi dice: no, c'ha Me la voglio torto, tenere stretta. ok, sto a posto. Cioè, ormai è quello il meccanismo, capito? E io la cosa che incentivo sempre le persone a capire anche, molto spesso quando mi sottopongono: ah, vedi, non lo so, Nippard ha detto quest'altro, quest'altro ha detto questo, eccetera. Io gli dico: da una parte ascolta bene quello che ha detto, perché non è distante da quello che dico io. Ad esempio, adesso una domanda. A me mi massacrano per farmi parlare di Brunetti. Ok, di Amerigo, che parla sostanzialmente dei punti di contatto. Io gli dico: guardate, ragazzi, che se voi analizzate quello che dice Amerigo, lasciate stare poi il modo aggressivo in cui uno deve dire il termine, cioè la connessione mente-muscolo non conta, eccetera. Però in realtà lui parla dell'utilizzo dell'esterocezione in concomitanza con la propriocezione, che è una cosa che si utilizza nello sport, non è niente che vada in contrasto con quello che dico io. Quindi non vi aspettate io contro Amerigo Brunetti che ci diciamo no, la connessione mente-muscolo, no, no, quella. Sono due facce della stessa, sono due focus differenti che voi dovete completare, nel senso che molto spesso io quando lavoro su magari uno stacco, una pressa, devo avere una componente di connessione mente-muscolo, di propriocezione muscolare, ma anche una componente che mi può aiutare di esterocezione, di contatto, di spinta, quindi di Movimento sì, esercizio. sono due facce della stessa medaglia. Però, cioè, capito, bisogna attivate, accendetevi, cercate di ragionare. Io quello che cerco sempre di far passare è questo, cioè ragionare. Poi non, io non amo cadere nel dipende, perché a me il dipende su tutto non mi piace. Cioè, nel senso, è vero che tante cose dipendono, però a un certo punto tu devi arrivare a dei punti fermi. E Beh, per forza. è quello, cioè, ci sono. È come il mio insegnante, io quando suonavo, c'era un insegnante di composizione che mi diceva: nella musica esistono tante regole, tantissime, al punto che tu puoi fare quello che ti pare. Il punto è che però devi farlo con logica. E questo secondo me si applica anche all'allenamento. Esistono tantissime, tu alla fine puoi fare qualsiasi metodo, qualsiasi cosa. Vedi uno che si allena stranissimo, può funzionare tutto, però devi capirne la logica. Ed è quello che hai fatto passare te, nel senso, io il metodo ho voluto provare questa cosa e l'ho voluta fare al 100%. Uscivo che, oddio, mi sono allenato, però ho continuato, l'ho fatta al 100%, perché volevo capire cosa questo metodo mi portasse, che è quello che manca, perché ognuno prova metodi diversi, però sì, però ci ho aggiunto qualcosa, sì, però ho tolto questo, sì, però ho cambiato queste cose, però l'ho fatto per poco tempo, perché non mi piaceva, non mi ha convinto. Se vuoi provare un metodo, fallo per tanto tempo e fallo in maniera pura, e cerca di capire cosa ti sta regalando e portando, che è una cosa che manca, anche la cosa di sperimentare. Io mi ricordo Filippo mi ha raccontato che un periodo aveva provato ad allenarsi un giorno tutta una metà e un giorno un'altra metà. Destra e una metà sinistra. Perché le fibre decussano, eccetera, eccetera, eccetera. Ma sai quante cose mi ha fatto fare quando io Immagino. mi sono occupato per tanti anni di un centro sportivo, quindi stavo dalla mattina alla sera nella sala pesi, e lui mi raccontava sempre del fatto che in prossimità di una competizione stimolava l'addome più volte al giorno, quindi ogni ora si faceva una serie addominale. Io per 3 mesi, ogni ora, tutta la giornata stavo in sala, mettevo al cavo alto e facevo perché io ho sempre sofferto, tra l'altro, venendo da un passato di forte sovrappeso, di un po' di pelle cadente nel basso addome, che poi anzi sono stato fortunatissimo sotto questo punto di vista. Però dicevo, caspita,
lo devo fare. E tutun, 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 il braccio destro in un giusto, il braccio sinistro in un altro. L'ho fatto. Il protocollo che utilizzava lui dopo l'esperienza con Menza, quindi dopo un ombre delle 5 full body a settimana, l'ho fatto pure io. Cioè, ho fatto un sacco di cazzate, però ho raccolto anche tanta, tanta, tanta esperienza. E è bello anche trasmettere il fatto che gli errori ti aiutano a crescere se non fai ogni cosa come fosse la soluzione a tutti i mali del mondo. Perché Troisi che diceva? Diceva: io sono responsabile di quello che dico, non di quello che gli altri capiscono. Invece no, non è vero, non è assolutamente vero. No, no, tu sei responsabile di quello che gli altri capiscono ancora prima che apri bocca. Ancora prima che apri bocca. Perché Vero, se 100%. non ti esprimi su qualcuno o su qualcosa, gli altri deducono quello che tu stai pensando, perché lui non ne ha parlato. Ed è così che funziona. È così che funziona. Però cercate un attimino di capire anche quali sono i mezzi, quali sono i canali, perché se mi dicono che mi bastano 15 minuti di allenamento al giorno per cambiare radicalmente il mio fisico, e me lo dice una sponsorizzata che mi appare ogni 3 video che apro su YouTube, devo anche essere capace di capire chi mi sta veicolando quel messaggio e chi vuole direzionarlo. E così via, cioè davvero sarebbe molto bello parlare di queste cose in palestra con altre persone che si allenano piuttosto che fare domande sui social e così cosa. Metti il bot a risposta, chissà quante domande ti arriveranno. Ma è meglio questo o questo? Ma per chi? Per chi? Per chi? Quello Che cosa? spessissimo. Guarda, a Per me chi? fanno impazzire quelli e la cosa tremenda è quelli che c'ho dolore al gomito, cosa può essere? Allora, uno, non sono un fisioterapista, quindi anche volendo. Ma poi, ma, cioè, che cosa posso rispondere? Oppure, mi fa un po' male la schiena, ma secondo me mi posso allenare. Quanto? Che cosa fai? Ma Come ti alleni? però a prescindere, io mi ricordo, facevo delle domande strozze veramente su Bodyweb, Ah, su ma se, ma Bodybuilding io on assolutamente la cosa page. che faccio passare è, ragazzi, anche quando rispondo ironico, io ero il primo, cioè io se vado a riprendere Bodyweb, le prime domande, mi guardo e dico no, io mi ricordo quella cosa che avevo fatto se andavano calcolate le calorie delle gomme da masticare, me lo ricordo ancora. Di tutto, di tutto, di tutto, i fiocchi di latte prima di andare a dormire, poi che c'era? Non so, c'erano tante cose che si fanno adesso che venivano vissute in maniera molto ingenua all'epoca, però che sono state già fatte, cioè Sì, è un si continuo ripete. circolo e nel momento in cui si acquisisce un po' di consapevolezza, si guarda le cose dall'altro, si comincia a girare così con la testa, dice: ma tu sei già passata prima, mi ricordo di te di qualche anno fa. E sei Esatto, ritornate così, tu, tu, il tu, 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 circolo, tu, il tu, tu. circolo. Quindi è bello sentire gli altri, però bisogna farlo con mente aperta, non cercando di dare ragione a qualcuno e dare torto a qualcun altro, perché le Esatto. persone hanno sempre bisogno, costantemente bisogno di sicurezza. Se tu offri loro, attraverso anche una comunicazione esclusiva più che inclusiva, sicurezza, per loro tu hai ragione, gli altri hanno torto. Non si possono creare degli schieramenti in questo ambito. No, perché la fisiologia non ammette schieramenti, l'anatomia, la biomeccanica non ammette. Questo esercizio si fa così o si fa così? Perché me lo chiedi? Per quale motivo? Grassi o carboidrati, le trazioni o le remate, le full body o le split, cedimento è sempre quello. Ora, io capisco. Io farò un sacco di domande idiote su tanti altri ambiti senza nemmeno rendermene conto. Si è accesa la spia alla macchina. Che sarà? Che sarà, mio Dio? Non parliamo di queste Perché? cose. Perché non ho consapevolezza, mi manca e sono ignorante, sono genuinamente ignorante. Però cos'è che fa la differenza tra un vero appassionato e chi non è appassionato ma vuole soltanto qualcosa e lo vuole nel miglior tempo possibile? Il fatto che non si informa, non approfondisce nel modo giusto, perché tutta quella parte che sta dietro non gli interessa, è uno spreco di tempo. Io voglio quello. Poi c'è anche la grande differenza tra l'atleta e l'allenatore. L'atleta fa.
E molto spesso non ha nemmeno bisogno che tu gli spieghi perché hai scelto questo. Lui deve fare, io devo fare, sono un martello pneumatico, batto sempre sullo stesso punto. E c'è invece dall'altra parte chi pensa, chi struttura, ma non ti fai mai domande. Sì, cazzo, me le faccio le domande. Più cose sai, più domande ti fai. La tua capacità sta nel trovare le giuste risposte al momento giusto, sapendo che potrebbero essere sbagliate, con la consapevolezza che potrebbero Poi da esserlo. vedere qual è l'atleta migliore, se è quello che batte un matto o quello che si fa mille domande. Forse un compromesso, sai. Sì, è bello perché chi batte come un matto non si gira nemmeno a dirti: ma lo sai che mi è successo questo? Ma lo sai che ho avuto questi? Esatto, bravo. Quando ti dicono fai tu, ma fai tu che? No, Ma fai tu, ma faccio io, ma alleno io. Ma se devi esatto. fare tu, se devi eseguire tu, mi devi parlare, E mi devi devi capire dire. le logiche, quello è importante, perché poi Certo. quando capisci la logica, fai quello che fai nel modo giusto. Batti ancora più forte. Sì. Senti, io direi di chiuderla qua con questo podcast, perché sennò andiamo lunghissimi e voglio dedicarne altri ad alcuni argomenti specifici. Sì. Non Perché come vedi, cioè, si potrebbe andare a parlare veramente per giorni. so nemmeno che ore sono perché non mi appare sul telefono. Sono qua alle 6, da voi le 7 quasi. Quanta bella chiacchierata. Assolutamente. E per cui ti dico, io ti ringrazio innanzitutto per il tempo, il confronto e tutto, è sempre super piacevole. E rimandiamo un successivo podcast. Poi se i Un ragazzi hanno altre piacere. domande possono scrivere sui commenti su quel che hai detto, come sempre. E ti auguro una buona serata per il resto. A te, a voi, grazie per quei poveri disperati che sono arrivati fino qui. Assolutamente. Ti ringrazio, Matt. Alla prossima allora. Ciao, ciao.